Gian Michele Fidelibus, recentemente riconfermato per la sesta volta presidente della Mille Sport San Salvo, che si appresta anche a festeggiare il trentennale, no? Quindi due notizie importanti. Ma sì, dai, la più importante è questi, sono questi 30 anni di sport di questa società che è nata 30 anni fa, marzo 1994, grazie a una grande intuizione di 15 soci, tra cui voglio ricordare i miei predecessori presidenti Enzo Menna e Tano Croce, innanzitutto. E quindi sì, poi cambiò il nome durante questi 30 anni, nel 2012 è diventato M Sport San Salvo, però abbiamo gestito diversi impianti, tra cui le piscine di Carunchio, la piscina di Gissi, il palazzetto dello sport di Cerni e altri piccoli impianti. Attualmente ci siamo concentrati sulla gestione dello Sport Village San Salvo e le attività estive presso il Poseidon, però ecco sì, sono stati 30 anni di sport importanti. Abbiamo insegnato, diciamo, a nuotare circa 20.000 persone, abbiamo fatto dei conteggi, è stata la nostra attività più importante, ma non solo nuoto. Adesso, soprattutto da quando siamo Sport Village San Salvo, sono anni che insegniamo in palestra, e abbiamo un bellissimo centro benessere, dei campi esterni di padel, atletica leggera e calcetto. Quindi sì, una bella ricorrenza questo trentennale, sarà un mese di festa, di eventi, organizzate con delle promo per gli utenti fino al 31 marzo e c'è la possibilità di acquistare qualsiasi pacchetto con il 10% di sconto, quindi sarà un mese di festa, festeggeremo insieme ai nostri utenti, insomma, questo evento particolare. Lo Sport Village è anche nuoto, anche agonistica, quindi con dei risultati importanti che avete conseguito lo scorso weekend. Sì, abbiamo un settore agonistico che è la nostra punta di diamante, diciamo, dei ragazzi molto validi a livello nazionale, facciamo molti meeting per tutta l'Italia, abbiamo già dei qualificati per il campionato italiano, insomma siamo molto, molto soddisfatti di questo settore agonistico. Mi onora il fatto di essere stato rieletto per la sesta volta di seguito, sono presidente dal 2009, sono contento per questo di aver riavuto la fiducia dei soci e stiamo facendo un bel lavoro di team veramente con i soci per cercare di ampliare i servizi offerti dallo Sport Village. Abbiamo attraversato un periodo particolare, vabbè, con la chiusura di 11 mesi per il Covid che ormai è un lontano ricordo e lavoriamo tanto con i bambini piccoli, per le categorie svantaggiate, con le scuole diversamente abili, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo. Abbiamo una gestione lunga, grazie al Comune di San Salvo e allora Sindaco Magnacca, abbiamo avuto la possibilità di gestire questo impianto fino al 2045, facendo un investimento importante e stiamo cercando di fare il nostro meglio.